Ciao a tutte quante. Allora, io faccio molto raramente dei video tag, non li guardo sempre, devo essere sincera, quando li vedo negli altri canali. Alcuni sì, alcuni mi interessano, tra cui questo qua mi è piaciuto mi è piaciuto molto, ho deciso di rifarlo, ma perché mi è piaciuto molto vederlo fare ad altre persone, perché io non sempre guardo le statistiche di YouTube, che YouTube mi fornisce. Perché YouTube, dovete sapere, che fornisce delle statistiche. Tra queste statistiche, quando io quelle 2-3 volte l'anno mi ricordo che ci esistono queste statistiche, un attimo che così mi appoggio, un attimo, non ve la prendete a mano. Ah, quando io ricordo che esistono queste statistiche e le guardo, guardo le fasce d'età. Quindi io so, perché YouTube mi dice, quindi non ho motivo di pensare che la stragrande maggior parte di voi menti sull'età, menta sull'età, non è menti. So che buona parte di voi ha più o meno la mia stessa età. Quindi questi ah, no, vabbè, già ero grande. Va bene, quindi questi video tag a me piacciono perché mi fa fare un tuffo nei ricordi. Dovete sapere che io non ho moltissimi ricordi della mia infanzia, ma infanzia vi parlo piccola piccola piccola, non è che mi ricorda molto. Infatti questo tag sono tipo 10 fatti di quando eravamo bambini, quindi 10 eventi di quando eravamo bambini, 10 cose che ci hanno segnato da quando eravamo bambini, cose del genere. L'ho visto sul canale della mia stimatissima e linguisticamente complicata signorina Rottermeier, che ho capito che guarda i miei video, quindi ciao signorina Rottermeier, da un punto all'altro dell'Europa. E vedete che gran figata. Io ho solo dico, YouTube è una figata pazzesca, pazzesca. Io so di avere, cioè, sempre per le statistiche di YouTube, degli iscritti in Giappone. A me questa cosa mi fa impazzire, in Russia, in Polonia, questa cosa mi fa impazzire anyway. Quindi questi sono 10 fatti che riguardano la mia infanzia. Io ve lo dico molto spassionatamente, per quanto mi riguarda la mia infanzia, io la trascino fino ai 12-13 anni, perché io a 12-13 anni mi sentivo ancora bambina. Io ora le vedo le 12 anni, ecco, sono già truccate. Ne abita qualcuno in questo palazzo e ogni tanto mi vengono a bussare, andare a risacci trucchi. Cosa del genere. Io a 12 anni non avevo tutta questa malizia, ero ancora bambina, guardavo ancora i cartoni animati, quindi è vero che le generazioni cambiano, non tendo a criticare queste 12 anni, perché hanno delle mamme alle spalle che permettono loro di fare queste cose, non mi riguarda l'educazione dei figli degli altri fondamentalmente. Però a 12 anni ero ancora bambina, infatti qua in mezzo ci sono cose di quando avevo ancora 12 anni, quindi punti partenza via. Qua ci faccio proprio da tanto tanto tanto. 100 anni fa guardavo una trasmissione di Maurizio Costanzo, ogni tanto lanciavano tipo delle cose, no? Lanciava tipo il vostro ricordo più vecchio. Il mio primo ricordo in assoluto è quando l'ho raccontato a mia madre. Mia madre mi ha detto: ma come fai a ricordartelo? Era nato zero. Io mi ricordo che mio padre mi portò in braccio sotto il palcoscenico. Mi ricordo Renato Zero che cantava tutto impagliettato e tirava fazzoletti colorati dal palcoscenico. Io ho questo ricordo di Renato Zero. Infatti, e qua mia madre mi diceva: ma per questo tu hai questi slanci verso Renato Zero? Io impazzisco per Renato Zero, ma a me piacciono tutte le salse Renato Zero, pure quando facevo Yoko Ono dei poveri mi piaceva, quando era bello pallido con i capelli in faccia, ecco. Ma a me è sempre piaciuto assai Renato Zero, ma proprio, ma pure quando parla, buono che dice cretinate, come al solito c'è casino sotto la finestra. Anche se dice cretinato, mi piace Renato Zero, mi piace assai. Quindi il mio primo ricordo è Renato Zero che ti la, e mi ricordo sti capelli ricci, tutto un pagliettato, tutto uno sberluccichio che tirava fazzoletti colorati. Quando ho raccontato a mia madre, poi mia madre mi ha detto che hanno cacciato malamente mio padre perché era con una bambina sotto il palcoscenico, ma addirittura non c'era neanche mio fratello, quindi io avevo meno di 3-4 anni. Io questo, si vede che questa cosa mi abbia colpito. Chissà che lavaggio del cervello mi avevano fatto prima di andare a vedere sto Renato Zero, che lavaggio del cervello mi hanno fatto, perché io me la ricordo. Poi, secondo ricordo, e credo che questo colpisca, credo, tutti quanti, o perlomeno i fratelli maggiori, l'arrivo del fratellino. Io mi ricordo quando mia mamma e mio papà mi hanno detto che stava arrivando il fratellino, la reazione mia è stata: ma ce l'hai chiesto tu? No, non è vero, l'avete fatto tutto in piena autonomia. Io di questo arrivo del fratellino non l'ho mi ricordo, avevo messo una camicia da notte di lana, bella calda, celeste, con dei fiocchettini bianchi, celesti e rosa qua davanti,
sempre di lana ovviamente, i bambini bisogna farli dormire belli caldi. Camiciotto mi piaceva da impazzire, non mi ricordo assolutamente perché, ma mi piaceva da impazzire questa camicia da notte. E mi ricordo che io ho preparato la valigia per andarmene di casa. Avevo una valigia di plastichina con mini e Topolino regalatami alla vicina di casa di mia nonna. Avevo questa valigetta di plastichina per bambini, misi dentro il necessaire, quindi cosa può mettere una bambina dentro solo necessaire? E me ne volevo andare di casa perché io non avevo chiesto questo fratellino, era una cosa che avevano fatto loro di loro spontanea volontà, cercando di addossarmi la colpa delle loro azioni, e non volevo mio fratello, non lo volevo assolutamente. Poi ora alla luce dei miei occhi ci mancherebbe altro, ma non lo volevo. Il terzo, sempre a proposito di mio fratello, e questo lo facevamo da bambini. I miei genitori hanno sempre lavorato, mia madre usciva la mattina da casa e tornava la sera tardi, quindi noi abbiamo passato tutta la nostra infanzia praticamente a casa di nonna. E noi a casa di nonna avevamo un cassetto in un armadio muro con il nostro cosiddetto cambio, quindi mutandine pulite, perché la nonna arrivato a un certo orario del pomeriggio ci lavava. Io mi ricordo questa cosa, quando erano piccoli nella piletta della lavanderia. Io ho questo ricordo, e poi c'era un bottiglione di profumo, tanto io mi riempivo di sto profumo che ora manco morta mi metterei, ma mi ricordo che mi metto questo, poi mi sentivo bellissimo. E quindi noi avevamo questo cassetto con questi vestitini di ricambio, tra cui un vestitino estivo celeste con delle stelle marine, i cavallucci marini, di questi leggeri, leggeri, leggeri. Siccome io da sempre ho voluto una sorella, oddio, ora io ho molto timore delle coppie di sorelle. Forse perché non ho una sorella, quando io chiedo, quando io scopro, anche io chiedo, scopro, oh, io ho una sorella, a me mi si erge sempre lo stomaco, io ho paura delle sorelle. Infatti le tengo sempre un pochettino a distanza, ma questa è una cosa. Io ho sempre voluto una sorella, mio fratello purtroppo era un fratello e non una sorella, quindi lo vestivo da femmina. E tutto questo preambolo di un'ora e mezza per dire che io vestivo mio fratello da femmina. E lui si faceva vestire da femmina. E mi ricordo pure quando mio nonno andò in pensione, che ha assistito a una scena del genere, mi ricordo il cazziatone che mi sono presa, ma io ero piccola. Perché questa cosa non si fanno. Quindi. Ma lo vestivo da femmina, mi piaceva da morire, e lo chiamavo Alessandro, mio fratello si chiama Alessandro, lo chiamavo Alessandra, e quando giocavamo alla maestra e all'alunno, che poveraccio io lo sottoponevo a queste torture, proprio l'avrei dovuto capire ai tempi cosa sarei diventata, lo torturavo, lui si doveva vestire da femmina, tra cui gli facevo mettere pure il grembiule sopra, e poi insomma mio sudato morto con un vestitino da femmina. Io so che mio fratello guarda i miei video, non me lo dice, ma li guarda di nascosto. Ora mi arriva un cazziatone, ragazzi. Eri piccolo, quindi si può dire. Poi la quarta, e questo l'ha accennato pure la signoria Rottemaier, la pallina rimbalzina. Io ricordo ancora il giorno in cui mia madre mi comprò sta pallina rimbalzina, era fucsia con dei pezzi di brillantinoni tipo tanti paillettes là dentro, che come la muovevo, tipo olografico. La muovevo e vedevo la luce, mi piaceva da impazzire sta pallina, tanto che l'avevo sempre in mano. D'estate siamo stati a Ragusa, da amici dei miei genitori, andiamo in giro per Ragusa. Io, ragazze, non vado a Ragusa da quel giorno, non perché io abbia un'avversione verso Ragusa, non ho avuto mai l'occasione di andare a Ragusa. Anzi, ci dobbiamo andare a Ragusa. Sono stata a Siracusa e mi è piaciuta impazzire. Comunque, io mi ricordo che a Ragusa c'era una discesa. Io non so se è così a Ragusa, ma io mi ricordo questa strada in discesa ripidissima di Ragusa. E mi ricordo che mi è caduta la pallina rimbalzina in questa discesa qua. Ragazze, io me lo ricordo come se fosse ieri il fatto che io avevo perso la mia pallina rimbalzina fucsia, meravigliosa. E non c'è stata pallina rimbalzina che l'ha potuto sostituire, che poi quella povera donna c'aveva pure il pensiero a me che facevo una pazza che voleva la mia pallina rimbalzina. Ho l'elenco delle cose che devo dire, scritte grosse, perché ho problemi di vista. Sta pallina rimbalzina, e vi dico una cosa in più, cioè mi ha sconvolto così tanto che quando sono arrivata a San Francisco. A San Francisco ci sono quelle strade che sono allucinanti. La prima cosa mi è uscita dalla bocca, ma proprio non, la vedo prendere dietro una cosa e dicevo, vabbè, l'ho detta. Ho detto a mio marito, non compriamo palline di rimbalzine qua. Perché
Poi l'ho comprata una, però la tenevo in tasca, ve lo giuro, l'ho comprata fucsia, giuro, giuro, giuro. Queste sono di quelle cose che uno fa inspiegabilmente, ma a me questa cosa della pagina rimbalzina mi ha sconvolto, ragazza, che io odio perdere le cose fuori casa, odio. Sapete che certe volte, quando sono in macchina, non è, cioè, mi piace stare con la mano fuori, ma dipende che anello ho messo, ma anche, non per forza un anello prezioso, anche un anello a bancarella. E mi sta un po' grande, io non metto la mano fuori perché ho paura, ma proprio questa cosa qua è sempre derivante dalla pallina rimbalzina, eh. Quindi la pallina rimbalzina, che chissà in quale tombino è la mia pallina rimbalzina. Pensate quando ho perso il passaporto in America, io guardate, ero sconvolta ad aver perso il passaporto, io odio proprio perdere le cose. Poi il 5, qua già ero grandicella, avevo 11-12 anni. Quando io ci penso, penso a quando ho cominciato a studiare pianoforte seriamente, no? Questo qua è il mio pianoforte. Ha un nome, si chiama Winston. L'ho chiamato Winston a 12 anni, perché è John Winston Lennon. Quindi cominciò a studiare seriamente pianoforte, no? Prima di John mi preparavo per il conservatorio, bla bla bla. Ma io collego a questa mia età due cartoni animati, uno Sailor Moon, l'infinita saga di Sailor Moon, ma soprattutto a piccoli problemi di cuore. Ragazze, non me ne perdevo una puntata e no, piangevo no, ma c'avevo l'impeto proprio, oh mio Dio, nati da un'amicizia che profuma d'amore, ma mi piaceva piccoli problemi di cuore, raga, quanto mi piaceva. Mamma mia, se ci penso ora me lo guardo di nuovo. Non c'è così YouTube, me lo guardo. Che cartone animato meraviglioso. Poi, numero 6. Qua ero piccolina. Sono messi in ordine sparso queste cose, eh? Non c'è un ordine cronologico. Numero 6, la cristallina. La cristallina per me era festa. Quando mio padre prendeva una brocca, no? Nella bottiglia. C'era una brocca della Tupperware. E di quelle col tappo che si doveva schiacciare il piricullo, cioè, come cavolo si chiama? Io lo chiamo piricullo, cioè, si doveva schiacciare e si sganciava, la pressurizzazione si alzava, e quando mio padre faceva l'acqua con la cristallina. Per me era festa quella cristallina, tanto che qualche domenica fa mio padre mi ha detto: guarda cosa ho comprato, è uscito la confezione di cristallina. Mi ragazzi, mi bruciava il cuore, ero troppo contenta, la cristallina, che era buona l'acqua con la cristallina, cioè faceva schifo, mia mamma l'avevo già. E mi dicevano: Annalisa, non fare. Vabbè, avevo pure una bacchetta magica, con la stella. Qua non ne ho foto a casa dei miei. La posto su Facebook questa fotografia. Sono io piccola, avevo la fissa dei cappelli da bambina, avevo sempre capelli in testa. Quindi, se posto questa fotografia e c'ho cappello, sappiate che in ogni fotografia mia piccola, mia madre diceva la torturavo che volevo i cappelli. Effettivamente, ci sono scatole piene di miei cappelli. Avevo una bacchetta magica e io mi ricordo che con la bacchetta magica facevo pim pulu pam pulu palim pam pum pam pulu pim pulu palim pam pum, quando mio padre metteva la cristallina. Questa numero 7. Io, come dicevo prima, sono cresciuta a casa di nonna. A casa di mia nonna c'è una mia cugina che era studentessa fuori sede, quindi stavo a Palermo, cioè era di fuori Palermo, no? Di un'altra provincia, quindi onde vitale di fare avanti e indietro, che sarebbe diventato sfiancante, mischina povera ragazza. Stava qui a casa di nonna. Quindi, siccome noi crescevamo lì, io mi ricordo casa di nonna sempre piena di gente, di colleghi di mia cugina, all'università, di fidanzato, ora marito di mia cugina. Ora sono stati fidanzati 17 anni, pesante, ma io ci penso ogni tanto. Niente, tutto questo per dirvi che io rubavo i trucchi a mia cugina. Ma proprio rubavo, ma lei me li portavo, lei lo sapeva, io credo proprio che lei l'abbia sempre saputo, che io le fregavo la cipria. Ma avevo già 12-13 anni. La cipria è il labello rosso, rosa, labello, che non utilizzavo peraltro, perché li rubavo, levavo la cipria e dentro, non mi ricordo il cartone animato. Quella bambina che si guardava allo specchio e cambiava sembianze, quella che si trasformava, si guardava allo specchio e si trasformava. Quindi io col corretto, no, così col correttore bianchetto di mio nonno che teneva nella scrivania nel salone, gli sprecavo un bianchetto per dipingerlo di bianco e fargli disegnini gialli per farmi sto gioco.
E mi trasformavo, cioè pensate, io ero convintissima, io mi trasformavo, ma quanto mi piaceva. E guardate che se io cerco in camera mia, forse uno specchietto lo trovo, ma chissà dove è buttato. Ma ne avevo che 3-4, e quindi magari una ragazza, cioè io mi ricordo, io utilizzavo una cipria Elisabeth Arden, non c'erano molte marche, lei utilizzava la cipria e io gliela prendevo per levare la cipria, tanto che quando un giorno mi ha beccato in fragante, ma è la mia cipria? No. No, era di nonna. Ma anche con quelle di nonna, che utilizzava pure lei Elisabeth Arden. Vabbè, da dentro. Numero 8. Mi piaceva da impazzire a casa di nonna, sempre con mio fratello. Perché quando io mi trasformavo, mio fratello mi doveva dire che l'ho trasformato, perché questa è la cosa. Vabbè, comunque a casa di nonna facevo la casa con i cuscini. Mettevo un plaid a terra. Facevo la casa con i cuscini e stavo tutto il tempo là dentro a bere, sentite qua, succhi di frutta alla pera, perché mio nonno non comprava una confezione di succhi di frutta alla pera, ma comprava una balla di succhi di frutta alla pera e mi ricordo il cassetto inferiore del frigo di nonna dove c'erano succhi di frutta alla pera, non si scappava. Quindi sta casa di cuscini, mi piaceva da impazzire, ma la casa di cuscini. E così mio fratello stare là a fare il bambino. Numero 9, quelle rare volte che io giocavo con altri bambini, perché sono stata una bambina molto solitaria. A casa dei miei, questo che c'era il giardino giù, no? Capitava di cadere, di farsi male, di perdere sangue. Io ho delle bellissime cicatrici nelle gambe, ma proprio brutte, 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 perché facevo cadute rovinose. Niente, io ho escogitato un metodo di cura, mi curavo con l'edera. Siccome capitava, io non so se posso dire, capitava, i miei genitori erano al lavoro, quindi quelle rarissime volte in cui ci lasciavano soli a casa, noi scendevamo giù a giocare, non avevo le chiavi di casa, no? Lì se mi facevano male, mi attaccavo al tram e mi dovevo curare sola. E niente, mi curavo con l'edera. Staccavo una foglia d'edera, la strappavo, mi facevo uscire l'acquetta e me la mettevo sul ginocchio. E io ora vedo i bambini che dicono alla mamma, me ne metti gel igienizzante? Ma è cagare bambina, veramente, io mi curavo con l'edera. Ma pure a mio fratello, mi sento lo mi viene svegliato, mi metto l'edera, vieni. Numero 10, ed è l'ultimo, che me l'ha fatto ricordare mia madre. Quando io ho detto a mia madre, mamma, sai, io ho un canale YouTube, io non l'ho detto subito a tutti di avere un canale YouTube. Ho detto a mia mamma, sai, io ho un canale YouTube, mia madre si è messa a ridere. No, mia madre si è messa a piangere, non si è messa a ridere. Non lo so perché, mi madre piange per tutto, si emoziona molto. Mi ha fatto riascoltare una registrazione di quando ero bambina. Avevo una radiolina preso con i pacchi della Befana del Banco di Sicilia. Non mi dire, una radiolina piccolina così bianca. E avevo le cassette sempre di mia cugina, quelle le rubavo di nascosto a mia cugina. Povera Sabrina, che mi ha fregato un sacco di cose. E registravo le canzoni. Registravo, cantavo, me le dedicavo. E le cantavo. E mia madre, dopo che io le dissi sta cosa, l'indomani venne con sta cassetta e mi ha detto ascoltala, mamma non so come ascoltarla. Per cui niente, l'ho riascoltata poi da lei e mi ha detto vedi ce l'avevi nel DNA, prima o poi una cretinata del genere l'avresti rifatta. Mi disse il problema è che ora hai mezzi tecnologici, ora c'ho mezzi tecnologici per farlo. Da bambina me la cantavo e me la suonavo, sapete che devo pure consigli di bellezza, ve lo giuro, ve lo giuro, ve lo giuro. Infatti mia madre sostiene che io ve la dovrei far ascoltare, ma è da 2 anni che me lo dice, che io vi dovrei far ascoltare una piccola parte di sta cassetta, ci sono io piccola che canto Marco Masini. Ve lo giuro, cioè è fantastico. Ma sono piccola, proprio piccola. Ma sì, se per ricevere ancora i pacchi della Befana vuol dire che io ancora andavo all'elementare, quindi. Va bene. Ok. Mi farebbe impazzire la cosa se mi lasciaste dei video di risposta, perché a me queste cose mi fanno. Ma proprio mi piacciono, li guardo con molta attenzione questi video, a differenza di altri, li guardo con molta attenzione. Quindi spero che vi sia piaciuto. No, piaciuto no, beh, è uno di quei video che si fanno tanto per chiacchierare. Lasciatemi i video di risposta. Ciao e che le stelle siano con voi. 20 minuti, siete contente? Ok. No, 19 e 20.